Nolan è presente un laboratorio autorizzato dal Ministero dei Trasporti che permette di eseguire tutti i test secondo il regolamento EC2205. In questo caso possiamo vedere un casco testato secondo il regolamento 2205 nel punto frontale B con una condizione di meno 20 gradi e un battente piano. La calotta esterna dove è stata colpita durante l'impatto non presenta segni evidenti di danneggiamenti. Per questo motivo si chiede ai consumatori in caso di incidente, anche se non visibile, di sostituire il casco per la propria sicurezza. La calotta interna in poliesterolo espanso ha assorbito l'energia residua dell'impatto, limitando quindi i danni al motociclista. Con una velocità di 7,5 metri al secondo, il risultato ottenuto dal nostro casco pare di 202 G come limite del fenomeno, quando la normativa prevede un'accelerazione massima di 275 G e un valore di HC di 1721 rispetto ai 2400 previsti dallo standard.